Oggi 19 dicembre, San Berardo per i Teramani e festa patronale sono stati tre i momenti centrali delle celebrazioni religiose per il Santo Patrono, processione, messa e riapertura della parte del Duomo riparata dai danni creati dal sisma del 2016. La processione con le reliquie del Santo è iniziata alle 18 con il lungo corteo tra le vie del centro. A seguire si è svolta la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Teramo Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi. Alla fine della messa la benedizione solenne con le reliquie del santo e la riapertura in Duomo della Cappella dedicata proprio a San Berardo dopo l'intervento di riparazione post-terremoto. È stato un momento molto intenso e anche molto emotivamente forte la riapertura della cappella di San Berardo, non soltanto per la sua bellezza ma soprattutto come evento simbolico, perché era il luogo della preghiera, il luogo dove la gente, coloro che frequentano la cattedrale, possono fermarsi in preghiera, nel raccoglimento e soprattutto di poter davvero, sull'esempio di San Berardo, incontrare il Signore. E poi la riapertura, la nuova struttura della biblioteca diocesana, che sarà anche luogo del centro di teologia San Paolo VI, una grande occasione per un rilancio culturale anche della nostra città. Con l'apertura dell'anno berardiano sono tornati del tutto fruibili gli spazi del luogo sacro più caro ai teramani. Presente alle celebrazioni anche il commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini. La cattedrale viene restituita nel suo splendore, recuperata, ricostruita per la parte lesionata. È la prima cattedrale che viene ricostruita nel territorio del centro Italia dopo il sisma del 2016, e questo va ascritto a merito della diocesi, del vescovo, dei suoi collaboratori, dell'USR e delle regole, le semplificazioni che abbiamo introdotto, il sostegno che abbiamo garantito. È una bella notizia per la città di Teramo, che è un fatto che fa da apripista a molte altre cantieri, interventi che sono finanziati, programmati, che presto vedranno la luce in tutta la città.